per poter cucinare al microonde a casa abbiamo bisogno di sapere la potenza del nostro microonde, perché ogni microonde ha la sua potenza. L'acqua ci deve bollire entro i 4 minuti. La vostra potenza è che il vasetto con l'acqua deve iniziare a bollire a 4 minuti. Da lì possiamo iniziare la ricetta della vasocottura. Polpo di fulmine è un polipo cotto a bassa temperatura per tantissime ore. Gli ingredienti di questo piatto sono quindi polipo, olive taggiasche, pomodoro, peperoncino e capperi. Ciao, sono Cinzia Frulla, sono titolare di Polpo di Fulmine che si trova a Montelabate in via Primo Maggio e abbiamo portato la vasocottura a Montelabate. Facciamo la ricetta del pollo con le patate al microonde. Quindi noi già abbiamo trovato la nostra potenza, nel mio forno è di 200. La vostra potenza è che il vasetto con l'acqua deve iniziare a bollire a 4 minuti. Da lì possiamo iniziare la ricetta della vasocottura. Nel vasetto da 500 deve stare al microonde per 6 minuti. Nel vasetto da 800 8 minuti. Nel vasetto da un litro, da 9,50, insomma quello che avete, 12 minuti. Noi adesso partiamo con quello da 500, quindi io ho il mio bel petto di pollo, vado a fare, lo potete fare a dadini, lo potete fare a strisce, lo potete fare come più vi piace. Io in questo caso lo faccio a dadini. Così, poi tagliamo la nostra patata a rondelle, quindi mettiamo dentro tutto da crudo, anche diciamo gli ingredienti per condirlo comunque a piacimento. A me ad esempio nel pollo mi piace sia la salvia che il rosmarino. Andiamo, prima metto dentro le patate, le vado a condire, un pochino di sale, poi pepe rigorosamente macinato al momento, un goccino di olio, un pochino di rosmarino, qua. Diciamo che il pollo, ogni 100 grammi di pollo sono 100 kcal, quindi diciamo che il pollo è adatto a qualsiasi tipo di dieta e soprattutto anche per le diete di sportivi, perché aumenta la massa muscolare. Ma attenzione, dobbiamo sempre toglierci la pelle, perché la pelle aumenta del 300% i grassi. Lo so che quanto è bella tutta sfricolosa vi piace, ma non potete mangiarla se siete a dieta. Quindi adesso andiamo a assemblare un pochino di olio. Poi dopo anche qui l'olio lo possiamo anche aggiungere dopo, da crudo. Mettiamo le patatine. Poi andiamo a condire il nostro pollastro. Così. Un pochino di pepe, se vi piace, potete aggiungere la paprika, ci potete aggiungere tutto quello che volete. Io ad esempio mi piace tanto la salvia. Olè. Quindi lo vado a mettere qua.
così nel mio bel vasetto, lo vado a chiudere. Attenzione, questi vasetti bisogna tenerli così in modo che la gomma non esca, perché sennò non crea il sottovuoto. Altra cosa importante di questo tipo di cucina, che voi potete anche prepararla quanto avete tempo, preparate qualche vasetto togliendo soltanto il sottovuoto, quindi togliendoci l'aria, questi vasetti rimangono in frigo per 15 giorni. Quindi voi tornate da un allenamento, dall'ufficio, da qualsiasi posto, avete già i vasetti pronti, basta soltanto scaldarli a microonde. Adesso io faccio partire la mia cottura a 6 minuti alla mia potenza, che abbiamo detto che la mia potenza è 200 e voi dovete trovare la vostra. Quindi andiamo, 200 per 6 minuti. Attenzione, prendere sempre i vasetti con un guanto perché bruciano. Ecco, guardate la patata come si è cotta bene, il pollo. Diciamo che io consiglio di tenerlo un'oretta a finire di cuocersi dentro il suo sughetto e poi di consumarlo. Oppure, come ho detto prima, potete prepararmi vari vasetti e lasciarli nel frigo per 15 giorni, soltanto togliendoci l'aria con il sottovuoto. Ora vi vorrei presentare una persona fondamentale per la nostra attività, una persona che mi ha seguito in tutto per tutto e che ha sposato il nostro progetto, la signorina Tania. Ciao Tania. Sì, buongiorno. Allora, io ho sposato la causa della chef Frulla, e condivido tutto quello che lei dice. A parte che lei è il mio mentore, mi ha trasmesso amore, passione per la cucina e devo tutto a lei. Mi piace stare in cucina con lei, quando siamo tutte le mattine insieme, andiamo in pescheria, andiamo a fare la spesa. E cuciniamo. E cuciniamo, l'adoro. E soprattutto proviamo le ricette nuove. Io e lei li assaggiamo e poi dopo le facciamo assaggiare il resto dello staff, del team e tutti coloro che ci sono vicini e che ci possono dare dei consigli. Dopo avervi spiegato come si cucina il pollo in vaso cottura al microonde, vi vogliamo far vedere il risultato. Giusto Gaia? Giusto. Perché? Perché queste patate, questo pollo, come avete visto, sono stati messi a crudo. E adesso vediamo che di solito il pollo rimane sempre stoppaccioso o duro. Invece in questo tipo di cottura vedrete la succulenza e il fatto che non sia duro. E anche le patate hanno un gusto fantastico. Thank you.
Come vedete, il nostro staff è tutto al femminile e quindi abbiamo la sensibilità di determinate situazioni. Siamo una forza della natura, riusciamo a fare anche dei lavori da uomo e non ci fa paura niente. Grazie ragazze.